questi due enti, la portuale e il civiletto del comune, devono viaggiare insieme. Eh sì, credo che questo sia un momento importante perché iniziamo veramente, concretamente, con i fatti a viaggiare insieme. È un accordo che è stato fortemente voluto sia dal Presidente Musolino che dalla nostra amministrazione. Abbiamo concluso un percorso che era iniziato da qualche anno, lo abbiamo concretizzato con fatti concreti, per cui l'autorità parteciperà con noi per opere importanti per la nostra città e questo è soltanto l'inizio. È chiaro che questo poi è propedeutico, tutto ciò è propedeutico a un ulteriore accordo che andremo a sottoscrivere con l'autorità portuale, proprio nell'interesse reciproco, perché come diceva giustamente il Presidente, non esiste la città senza il porto, come il porto non esiste senza la città, e quindi questa condivisione di intenti si deve tradurre in cose concrete, in fatti concreti che sono appunto nell'interesse sia del porto che ovviamente della città. Sì, ma sono previsti una serie di interventi, si apre con Varco Fortezza che anche simbolicamente appunto rappresenta l'apertura del porto alla città o viceversa. Tra gli interventi è prevista anche l'eliminazione della barriera di Varco Fortezza, la realizzazione di una rotatoria nei pressi dell'ex posizionamento della barra stessa e quindi una sostanziale restituzione del Forte Michelangelo alla città. Quindi credo che questo sia un aspetto assolutamente importante, voluto da tanto tempo, e credo che questa città lo meriti perché comunque è un aspetto proprio anche da un punto di vista culturale, monumentale, che ricorda la nostra bella civiltà. Presidente, si è detto molto soddisfatto della firma di questo documento, il suo mandato, almeno nel rapporto col Comune di Civitavecchia, inizia oggi. Ma no, inizia dal primo giorno in cui sono arrivato, perché io e il sindaco tedesco ci parliamo, abbiamo parlato da subito, perché comunque è un'autorità di sistema, per poter funzionare deve avere un rapporto sano e collaborativo con la città. Quindi non inizia oggi, anzi oggi si formalizza quello che in questi quattro mesi noi abbiamo cercato fin dal primo giorno di realizzare. Questo è un bel accordo per molti motivi, non ultimo appunto, come sottolineava il sindaco, anche il valore è simbolico dello stesso, partendo con opere interessanti quali per esempio appunto la rimodulazione del Varco Fortezza e soprattutto la riapertura complessiva di quel pezzo di città o di città permeabile assieme al porto. Insomma. Quindi è un inizio di mandato, però è un inizio che noi speriamo sia ben augurante per poi proseguire durante i prossimi quattro anni a lavorare assieme, perché appunto città e porto funzionano sicuramente meglio e hanno anche un potere di fuoco molto maggiore se stanno assieme e si dialogano.